stasera ci rivediamo alla Sagra del Maiale di Villa Baldassarre, quest'anno la 38esima edizione che come tutti gli anni accoglie turisti e visitatori dal Salento ma forse anche oltre quei confini. Quest'anno abbiamo implementato le attività anche dal punto di vista musicale, grazie naturalmente alla grande collaborazione, o meglio l'organizzazione che è la Prologo di Villa Baldassarre dà a questa comunità. Noi ci cimentiamo in questo evento come Comune di Guagnano, ma anche come progetto Suono Illuminato, per dare appunto il giusto sostegno nella parte spettacoli, ma anche in generale nell'organizzazione. Un mio amico diceva: questa è la sagra, una delle sagre più belle del Nord Salento. Ma guardate, io direi che non perché sono nativo di Villa Baldassarre o per qualsiasi altro motivo, però a Villa, anche a Guagnano, ci distinguiamo per eventi così importanti che promuovono tanto il territorio, e credo che questa sagra ha preso un percorso di promozione, di valorizzazione del territorio sempre più importante e notevole, che ha appunto si è progredito nel corso degli anni. Quest'anno, da un punto di vista puramente enogastronomico, abbiamo diverse tipicità locali che ruotano intorno naturalmente a quella che è la sagra del maiale. La classica carne di maiale che è prelibata, che un tempo non era contestualizzata in una sagra, ma era appunto un divertimento, un piacere per le persone degustarla. E poi c'è il lato spettacoli. Questa sera noi abbiamo il concerto di Castrignanò, molto, molto conosciuto per la sua musica. E poi domani sera la Prologo di Villa Baldassarre ha pensato di cambiare un po' l'aspetto musicale, non ha organizzato un concerto musicale, ma bensì una sorta di festival. Quindi avremo domani una serie di gruppi musicali come i Bundamove, con lo special guest di Crifiu, Sotto Sound System, Antonio Maggio, eccetera. Mentre domenica chiuderemo la serata, grazie al progetto del Suono Illuminato, con il concerto della Municipal. Naturalmente tutto questo sotto la direzione artistica di Ciccio Riccio. Concludo dicendo, ringraziando innanzitutto la popolazione di Villa Baldassarre e tutti coloro, a partire dalla Prologo e a finire fino all'ultima persona che collabora per l'organizzazione di questo evento, a continuare naturalmente su questo percorso, perché credo che sia la strada giusta da percorrere per poter promuovere e valorizzare al meglio il nostro territorio. Grazie. Adesso io benedico insieme alla preghiera, che è una benedizione per i fedeli, per voi che siete qui con me. E ringraziamo il Signore per i suoi doni, per la fede e per l'amore a cui siamo chiamati ogni giorno. Il Signore sia con voi.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La benedizione di Dio onnipotente scenda su tutti voi qui presenti e vi rimanga per sempre. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona festa. Io rappresentiamo la comunità Baldassarre, organizzatore di questa sala. Voglio ringraziare tutti i presenti, le istituzioni e tutti quanti. Ringrazio in particolar modo Gil, che è il nostro sommelier e ambasciatore internazionale per quanto riguarda il gramaggio nel mondo, e Davide Gangi, che è presidente di Vino Way, che quest'anno ha organizzato insieme alla Procura di Guagnano e alla Prologo di Guagnano di Vita Baldassarre l'undicesimo premio della Crema Cremato. Ringrazio Arianna Greco per la sua presenza qui a Vita Baldassarre, una pittrice, per quando restiamo sempre nel tema del Negramaro, perché lei disegna con il vino, diciamo così. Ringrazio Don Antonio per la presenza e la benedizione della 38ª sagra. Ringrazio il sindaco Adelmo, presidente provinciale, le forze dell'ordine. Ringrazio il nostro giornalista presente tutti gli anni, il sindaco, il vice sindaco, tutti quanti. Quest'anno ringrazio la presenza del direttore marketing del Eurospin Puglia. Ringrazio il signor Marcolin e poi ringrazio tutti quanti per la vostra presenza. Grazie, grazie ancora. Ti passo due parole alla vice sindaco. Innanzitutto Tonio, c'è il sindaco. Ho dimenticato qualcosa, ho già dato. Io ho già fatto una mia piccola dichiarazione, più riferita a quello che la Prologo fa per questo paese in questa circostanza in collaborazione con il Comune di Guagnano. Che dire, dal primo giorno di festa fino all'ultimo, la prima parola che mi viene in mente è quella di ringraziare appunto la popolazione di Villa Baldassarre in particolare. Grazie a tutti, grazie alla Prologo che organizza questo evento, noi ci diamo il nostro sostegno. Sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista economico, attraverso anche un progetto che riguarda la parte dello spettacolo, e cioè il suono illuminato, la Regione Puglia che ce lo finanzia e che quindi quest'anno credo che si concluderà. Poi cercheremo di partecipare ad altri bandi per dare maggiore risonanza sempre alla parte dello spettacolo, ma soprattutto a quelle che sono le tipicità del nostro territorio. Grazie di cuore e benvenuti alla 38ª Sagra del Maiale. Mi permetto di salutare la dottoressa degli Atti, che è qui con noi dalla Camera di Commercio. E buona festa a tutti quanti. Volevo dire una cosa? Sì, assolutamente. Volevo dare soltanto una bellissima notizia. In anteprima assoluta, la settimana prossima andrà sulle reti Mediaset un ampio servizio su Guagnano e sul premio del Re del Negramaro. Grazie. Grazie. Allora, Presidente, facciamo tagliare il nastro ad Arianna.
Un attimo. Il sindaco deve dire anche la baronessa, vai. Dai. Va bene, un attimo solo, signore. Danilo. Presidente. Va bene, vabbè, signora, dottoressa, va bene così, un attimo, Danilo. Danilo, va bene. Pronti? Vai, dottoressa. Va bene. La sagra dell'edizione della sagra del maiale di Villa Baldassarri, come al solito un appuntamento ormai attesissimo di fine estate, che è in grado di racimolare, raggruppare e catalizzare l'attenzione di tanti turisti e tanti utenti. E questo grazie a una bellissima collaborazione tra la Prologo di Villa Baldassarri e il Comune di Guagnano e grazie anche a quella che è l'autenticità, la tipicità che viene presentata all'interno di questa sagra, ovvero la carne di maiale, in particolare la porchetta, con una bellissima proposta musicale quest'anno delle tre serate e che permette di vedere come la condivisione e come la partecipazione da parte di un'intera comunità che è quella del borgo di Villa Baldassarri insieme al comune di Guagnano fa sì che i risultati siano belli, siano partecipati e soprattutto rappresentino un momento di condivisione per tutti. Spero che anche per voi sia che riusciate a partecipare a questa manifestazione e che possiate seguirci nelle tre serate. Degli organizzatori insieme al comune di Guagnano organizziamo la 38esima sagra del maiale. Quest'anno ci sono un po' di novità in più, abbiamo l'orecchietta e la favorita che fa della pasta fresca con il ragù di maiale, abbiamo la mortadella arrosto che è una novità quest'anno, buonissima, che consiste in una fetta grande arrostita e mangiata accompagnata col panino. Per quanto riguarda invece l'organizzazione, quest'anno abbiamo ingrandito un sacco, abbiamo fatto un festival la domenica e il sabato con Grifio, Bunda Move, Antonio Maggio e Sud Sound System. Il venerdì abbiamo fatto l'apertura con Antonio Castrignano, domenica abbiamo una serata dedicata a Sole Illuminato, che è un progetto regionale finanziato, cioè una serata finanziata proprio per quanto riguarda la regione con Sole Illuminato, e abbiamo la Municipal che è un duo di due fratelli molto ma molto bravi. E prima della Municipal abbiamo Osvaldo, che è un gruppo nostro di Veglie, ragazzi molto bravi, bravissimi.
Per quanto riguarda in piazza, là abbiamo un altro, altre tre belle serate oggi con Napolatino, che sono un gruppo anni 60, 70, fa tutto quanto, 80. E domani con Ionica Popolare, domenica con Daniela Mazza, con Ensemble, una bravissima ragazza. E poi cosa dire, per quanto riguarda l'organizzazione, quest'anno è stata molto, hanno inserito altre normative, anche se abbiamo avuto una mano grandissima da parte del comune, dell'assessore Verdoscia, del sindaco Annalisa, di tutti quanti. Comunque abbiamo lavorato benissimo. Per quanto riguarda l'organizzazione, si vede, stiamo crescendo ogni anno di più. Il paese Villa Baldassarre ci ha dato una mano forte e basta. Siamo contenti di come sta andando, come prima serata è andata forte. Grazie. Della buonissima birra. Vediamo se mi seguite. Cosa importa se sognavi Puerto Rico? E ho salito. Poi? No, facciamo di questa, aspetta, non lo sanno. Cosa importa se Yeah.